Prestiti personali, ha senso farli, come chiederli, quando chiederli, a chi chiederli, ne parliamo insieme alla Giorgia nel video di oggi. Allora Gio, non è l'acqua della Ferragni questa, no. E non abbiamo soprattutto chiesto un prestito personale per averla. Se fosse stata quella della Ferragni dovevamo chiederlo. Avremmo dovuto chiederlo. Tra l'altro questo potrebbe essere un domani anche un altro video da approfondire interessante, sì. No? Perché c'è chi ha criticato moltissimo questa cosa. Strategia di marketing, diciamo. Sì. Dai. Bisogna poi sempre vedere da che punto di vista la guardiamo, no? Perché se è da parte di vista di chi la compra, possiamo fare dei ragionamenti. Sì. Se possiamo farle dal punto di vista di chi riesce a vendere un bicchiere d'acqua o una bottiglietta d'acqua a 8 euro, il ragionamento forse magari è diverso. Ma c'è cosa da c'entra? Imparare in quello, forse. Esatto. Cosa c'entra questo col video di oggi? Nulla. Niente. Ok. Va bene, allora abbiamo qua Giorgia, l'avete già conosciuta, sì, in altri video. Ciao a tutti. Giorgia ha un sacco di anni di esperienza bancaria, quindi sfruttiamo queste esperienze per parlare di prestiti personali, perché ci scrivono, ci avete scritto in tanti su questo argomento per chiederci come fare, no? Per avere un prestito personale, abbiamo bisogno di soldi. E allora diciamo due cose diverse. Prima magari la dico io, poi passo, sì, la palla a te, che è più nel campo di tua competenza. Sì. Allora il primo punto è: io non lavoro in banca e cerco di fare il tuo interesse come coach finanziario, come trainer finanziario. Dal mio punto di vista, il più delle volte non dovresti chiedere un prestito personale. Perché la domanda è: ma per quale motivo lo stai chiedendo? A me piace una frase, non ricordo chi l'abbia detta, ma è che molte volte compriamo cose che non ci servono con denaro che non abbiamo, magari per fare una impressione su persone di cui ci interessa relativamente, no? Tutto il grande tema del credito al consumo e di tutto quello che gli va dietro, che però magari trattiamo in un altro momento, in un'altra cosa. Quindi il punto è: se tu non hai quel denaro, è una cosa che non è indispensabile, è un bene, che ne so, può essere il nuovo televisore, per fare uno dei tanti esempi che si potrebbero fare, molto probabilmente non dovresti chiederlo. Però tutto ciò detto, magari invece capita che uno abbia bisogno di denaro per, certo, cose importanti, urgenti, o comunque lo vuol fare, perché poi alla fine, insomma, la vita è la tua e fai un po' quello che vuoi. Quindi, domanda per te: che deve fare una persona che ha bisogno di soldi? A chi, sì, si rivolge? Ad esempio, una delle cose che ci chiedono è: conviene chiedere nella tua banca dove hai il conto corrente, o conviene andare dalla finanziaria che magari, okay, hai trovato appoggiata nello stesso centro commerciale? Mm. Tanto per dire, adesso non facciamo nomi, ma insomma, poi i nomi sono, sì, sempre quelli che girano. Dipende, è la risposta corretta, nel senso che se tu chiedi ad esempio un prestito per comprare la macchina, molte volte la finanziaria che ti offre la concessionaria dove vai a comprare la macchina è più conveniente in termini di tassi, condizioni generali, rispetto a quello che ti farebbe la banca. Se invece devi, non lo so, comprare... A volte mi è capitato di avere richieste di prestito perché volevano andare in vacanza, ecco. Quello magari, per quanto io sia, insomma, che amante dei viaggi... Col conto in sofferenza che ti hanno già detto, ecco, il capo ti ha già detto qualcosa, non è no, che l'accoglievi. Esatto, non è proprio il massimo della richiesta. Ma diciamo che chiedi un prestito personale perché senti, hai, scusa, ti interrompo, ma non ti hanno mai detto: ma no, ma sa signora, perché c'è un'offerta molto bella che fa Franco Rossi, quindi irrinunciabile, no? Queste motivazioni alte che giustamente la banca... Ci si prova sempre, però obiettivamente chi sta dall'altra parte della scrivania deve essere il più oggettivo possibile, quindi non farsi prendere troppo dall'emotività. E quindi niente, il consiglio principale che ti posso dare nel momento in cui vai a chiedere un prestito, che sia in banca o in una finanziaria, è di non guardare soltanto il tasso, perché il tasso a volte incide veramente poco in termini assoluti di valore su quello che diventa la rata. Quello che incidono tantissimo sono le commissioni di istruttoria, le commissioni di incasso rata. A volte anche, non so, 3 euro ogni rata che incassi moltiplicata, che ne so, 72 rate fanno tanto, sì, importo. Quindi di scusa, valore. Possiamo dire che è un po', può essere uno specchietto per le allodole, a volte, certo, il tasso, non so, 2 decimali, certo, più basso, eccetera. Sì, okay, assolutamente. Quindi tasso e commissioni. Questo vale non solo per i prestiti personali, ma anche per un mutuo, per qualunque esempio. Qualunque tipo, okay, di operazione di debito si faccia, oltre al tasso, guardate sempre tutte le commissioni accessorie, soprattutto nel dettaglio, perché a volte si nascondono nelle clausoline che, okay, ti accorgi solo dopo aver stipulato, okay, mai.
E se ti dicono di no, hai chance, cioè nel senso puoi andare a visitare una, se si dice fare il giro delle sette chiese, no? Puoi andare a vedere da un'altra parte e potresti avere una risposta positiva, oppure niente da fare, rinuncia a quella cosa e... Allora, anche in questo caso se... Fai il corso di meditazione trascendentale in cui accetti l'idea che non potrai comprare quell'oggetto. Anche fatto in una ragione, esatto. Insomma. Allora, anche in questo caso, se hai un no ottenuto da una finanziaria o anche da un istituto bancario, questo lascia traccia. La richiesta di un prestito, il no ottenuto, comunque la richiesta del prestito, lascia traccia in una banca dati che si chiama CRIF, che raccoglie tutte le richieste. E c'è traccia anche di quelli cosiddetti cattivi pagatori, ovvero le persone che hanno insolvenze piuttosto che ritardi di rate. Quindi quando sei in difficoltà perché non sei riuscito a pagare un prestito, andarne a chiedere un altro in banca per risolvere la situazione passiva è un errore, soprattutto se non sei sincero col bancario che ti fa la concessione, perché se ne accorge, è inevitabile. E a me qua questo tu ti faceva senti ancora un po' parte della categoria. Assolutamente sì, mi faceva molto arrabbiare quando ci provavano lo stesso sapendo che non avevano possibilità, insomma, di farla franca, cioè risulta tutto purtroppo la traccia di quello che facciamo nel bene e soprattutto nel male. Ok. Bene, direi che un po' di cose anche oggi ce le siamo dette. Io mi auguro che questo video ti sia piaciuto, ma soprattutto ti sia stato di utilità. Seguici qua sul canale YouTube, iscriviti al canale e in descrizione trovi anche il link per accedere alla nostra community finanziaria gratuita, dove trattiamo questi argomenti e anche altri in maniera più approfondita. Troverai la Giorgia, sì, sottoscritta e tanti altri della nostra squadra. Quindi, per che dire, grazie per l'attenzione, buona giornata da parte nostra, grazie, alla prossima. Ciao ciao! Ciao.